Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. Ok, buonasera a tutti. La partita che ci aspettavamo, sapevamo che Cremona è una squadra molto atletica, di grande intensità. Credo che noi per 35 minuti abbiamo fatto un'ottima partita, sia offensiva che difensiva. Difensiva rispettando il nostro game plan, offensiva cercando di muovere la palla e punire qualche loro scelta difensiva. Poi, ripeto, loro sono una squadra aggressiva, di grande atleticità, sono venuti fuori gli ultimi 5 minuti con grande ardore. E noi purtroppo non abbiamo retto il colpo. Credo che siano lampanti due dati di questa partita: i 10 rimbalzi offensivi di Vanoli, di Cremona, e le nostre 18 palle perse, che credo che siano un po' il riassunto della partita e della nostra sconfitta. Complimenti a Cremona perché ha fatto un'ottima partita, soprattutto nei momenti cardine della partita hanno fatto canestri importanti, i loro giocatori più importanti. Noi, come ho detto altre volte, dovremmo rivedere la partita, ma io penso che non è tutto da buttare, semplicemente provare a limare qualche disattenzione, come possono essere le palle perse e i rimbalzi offensivi, recuperare le energie domani, e poi tornare qui a Cremona martedì cercando di metterli ancora più in difficoltà rispetto a oggi. Allora, sicuramente non hanno inciso a livello di realizzazione, sicuramente. Banks, come avevo già detto, ci sta dando una grande leadership. Pietro ha fatto una grande serie con 100 e semplicemente può capitare che ci sia una partita dove uno è un po' più in difficoltà, anche per bravura delle difese che incontra. Dovremmo essere bravi noi tra stasera, domani, riguardando la partita, a cercare di coinvolgere maggiormente anche contro difese aggressive che ci aspettavamo, come poi abbiamo incontrato anche nella serie con 100, essere bravi noi a cercare di mettere in comfort i nostri giocatori di punta, quindi questo sicuramente sarà un punto di riflessione mia e del mio staff tecnico. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.